Ciao Igor! Vi ringraziamo tantissimo di essere venuti qui. Io vorrei cominciare una piccola, diciamo, apertura con il nostro ospite d'onore, il mio carissimo amico, il più grande fotografo che poi davanti a dire queste cose, davanti a Cito, davanti a Sanghetti, davanti anche a Maurizio. A me dispiace, però siete convinti, concordate anche voi, giusto? Possiamo dare onore a Gianni, giusto? Allora, due parole sicuramente. Chi mi conosce sa che in queste occasioni non parlo mai. Non perché non voglio parlare, perché non so parlare, ma mangio con la fotografia, ma a parole vanno male. Però, per voi manate, allora, oltre che un negoziante, il più importante è che è un uomo straordinario, di una simpatia unica, di una generosità unica. E poi ha fatto tanto per la fotografia non commerciale, ma culturale, ha fatto e fa ancora tanto, e ha aperto questo posto straordinario dove i giovani potranno venire, sedersi, leggere libri di fotografia, e non solo, è una specie di museo dove potranno vedere le macchine che usavamo noi, le macchine a pellicola, le macchine che sono l'inizio della fotografia. Per gli amanti della Leica, solo per gli amanti della Leica, se vogliono vedere questa Leica, che ce ne sono pochissime al mondo, pochissime, dopo io la faccio vedere. Non me la dai. Prima di morire fanno finta di lasciargliela. Di promessa a me lo sa. A 20 persone lo permette. Farete un'asta, vi batterete all'ultimo duello con un coltello per avere la. Chi vince poi a funerale. Grazie a tutti. Bellissimo, sicuramente più comodo di dove eri prima, è molto conviviale, molto bello, poi visto che l'ambasciatore è Gian Piero Gardin, che ovviamente io sono uno dei tanti che ha iniziato tutto a fare vedendo le sue fotografie e quelle di Francesco Cito successivamente, quindi di Salieri, insomma si qua veramente la storia della fotografia italiana.
poi dopo non ti faccio tanti auguri, poi ci devi promettere che farai canterai una canzone al volo, sapete che lui mi ricordo mai se barito soprano oggi soprano allora dopo devi cantare se ti auguri il tuo negozio. Passiamo la parola a Cibo, eccolo qua. Buonasera, non lasciatelo cantare perché finisce che si calano tutte le vetrine, che c'è una voce da, non da soprano, infatti non lo è, ma posso migliorare, anzi io la conosciamo noi, facciamo anche da. Beh, che dire, adesso farete casa da te, non è più giustamente dice, scende di casa, passa qui, entra, passa il tempo. Adesso c'è un bambino che cresce. Allora, Ivo. Allora, quello che mi conoscono sanno che non sono un grande parlatore. Non è vero. Oggi è vero. E niente, sono molto felice di essere qui questa sera assieme a tutti voi, che mi sembrate ben uniti in macchina fotografica e comprate tutta la magari e niente, faccio tanti auguri per lo sforzo e lo fatico che hai fatto negli anni sia per me grazie. E basta, buona serata a tutti. Bene, allora, io ho creato questo negozio con l'intento di creare uno spazio non più come negozio classico abituati a andare. Cioè, il mio intento era creare un luogo dove si può andare a chiacchierare, come ha detto Maestro Gianni, imparare e condividere la passione e conversare, perché bisogna creare, tanti mi hanno detto, complimenti per il tuo coraggio, è vero, perché venire ad aprire un negozio più grande è molto più impegnativo che tenere quel tipo di negozi che avevamo, però se non facciamo questo tipo di sforzo, cioè conservare quello che c'è stato, la cultura fotografica è importante, mantenere, trasmettere per il futuro. Cioè, allora, io perché ho scelto 9 settembre 19? 9 è un numero in realtà molto interessante per noi orientali, cioè il numero di rinascita. Cioè, l'autocamera non che rinasce, però io vorrei che sia questo è un punto di partenza, perché il nostro dovere è non solo mantenere, creare o trasmettere la cultura, deve diventare una base della partenza di un nuovo linguaggio che diciamo inventeranno i giovani. Cioè questo è quell'intento che abbiamo. Dato che qua ci sono dei grandi fotografi e anche delle persone importanti della Leica, della Nikon, della Panasonic, della Hasselblad, della Fujifilm, della Olympus, eccetera. Io chiedo, cioè io vi dico una cosa, che è un appello, è come raggiungere il mio sogno. Mi piacerebbe che allora, io credo non esiste più competizione tra un brand e l'altro. Ormai le macchine fotografiche sono arrivate e raggiunti a un livello impressionantemente altissimo. A questo punto cosa che serve? Servirebbe un'accademia, cioè questo è il sogno, accademia sostenuto dai brand, accademia sostenuto dai grandi maestri, grandi diciamo fotografi, insegnanti, da trasmettere ai giovani che sono dei ragazzi della scuola elementare, scuola media,
Quindi, fino a che non ci sarà questa accademia, nel mio piccolo vorrei fare questo negozio come una piccolissima accademia. Bravo! Che voi considererete che questo negozio come se fosse vostro affare. Quindi venite a trovarci quando volete, faremo sempre chiacchierate, pensate e fate anche delle cose. Grazie, grazie tanto.